a tutti, siamo qui di fronte a Miss Liberty, siamo in attesa di poter prendere il traghetto. Abbiamo preso i biglietti per la corona e adesso ci spostiamo a fare i controlli di sicurezza. Abbiamo fatto i controlli di sicurezza e adesso andiamo all'imbarco per la Statua della Libertà. Anche oggi file memorabili. Fortunatamente avevamo l'ingresso prioritario perché abbiamo prenotato l'accesso alla corona della statua e quindi ci è andata un po' meglio di tanti altri che sono ancora fuori al freddo a fare la fila. Pronti all'imbarco? Siamo sul traghetto, siamo staccati adesso dal volo, ma invece i minuti per arrivare alla Libertà. Ecco la veduta di Downtown, Hudson, New Jersey, Ellis Island. Di oggi. Considerate che è il 31 di dicembre, quindi stanotte a Times Square ci sarà il delirio. E i controlli sono esagerati, nella giornata di oggi c'è polizia. Il tragitto è molto affascinante. Se purtroppo come una giornata come quella di oggi c'è un po' di freddo per poter stare fuori sul monte. Eccoci, siamo quasi arrivati. Un paio di minuti e tra che le luci. Nonostante sia l'ennesima volta, mi pare la sesta, è sempre un'emozione sbarcare ai piedi di questo colosso. Siamo sulla parte posteriore, adesso ci avviciniamo al basamento e ci informiamo su come salire fino alla corona. Ci aspetta una bella passeggiata e diversi scalini. Questa è la nuova zona in costruzione dove faranno il museo, che adesso è nel basamento della statua. Siamo proprio dietro, ci avviciniamo all'ingresso. Eccoci, welcome, ingresso per la statua, biglietti per la corona e per il piedistallo. Ci siamo, abbiamo messo lo zaino in uno di questi armadietti di sicurezza perché non è consentito sulla statua a portare borse ingombranti. Stiamo entrando nel piedistallo. Eccoci qua, al piedistallo e alla corona. Continuiamo a salire, 195 gradini al piedistallo. Via! Forse all'aperto? Vediamo. No, non è all'aperto. Si sale. Siamo a metà strada. Per fortuna al coperto, visto che si è messo a piovere. 67 gradini. Alla fine del piedistallo stiamo per entrare nella statua e per salire la corona. Adesso solo gradini, prima c'era la possibilità di prendere l'ascensore, adesso solo gradini e si sale da qua, si intravede la struttura interna. Si sale ...162 gradini alti.
Questo è il corpo, ragazzi, di Miss Liberty. Guardate qua che figata. Bellissimo. Bellissimo. Attentiamo a sbattere la testa. La scala non è molto comoda, eh. Adesso ho capito perché il ranger alla base ha detto prendetevi il tempo che vi serve, perché sono gradini da 30 centimetri e si fanno sentire. Settimo. Siamo quasi arrivati, c'è uno stop tecnico perché logicamente tutte le persone quando arrivano alla corona vogliono fare le foto e si fermano, quindi siamo in pausa qua. Vedete le persone ferme in attesa di poterli salire. Intanto vi faccio vedere un pochino com'è l'interno qui senza vetri. Qui si intravedono gli occhi, la bocca, il naso della statua. Siamo proprio dentro. So in right here, right at the edge, that's the original color. Ci siamo. Siamo arrivati. Grand Canyon, you get to go in it. Okay, that's fine. I want to be a vet. I want to be a vet when I grow up. Siamo nella corona. Veramente una figata. Facciamo vedere il libro che porta in braccio la statua. Purtroppo si è messo a piovere e quindi non si riesce a vedere bene la torcia che è qua sotto. Central LED. Qui c'è il braccio e giù si vede il basamento. Beh, per me è una figata, io vi consiglio di farlo assolutamente. Si scende. Siamo all'interno di Miss Liberty con quest'ultima panoramica e adesso andiamo a vedere il basamento. Siamo nella parte più alta del piedistallo. Lì si vede la statua e qui invece Staten Island, il molo d'attracco. C'è un bel freschino. Ecco lì la parte di nuova realizzazione dove verrà trasferito il museo che adesso è qui nel piedistallo. New Jersey. In lontananza da downtown. Siamo fuori alla base della statua. No,
Io sono veramente molto affascinato. In questa versione arancio completamente coperto vi saluto dall'isola della Statua della Libertà. È tutto, spero che vi sia piaciuto il video. Se così fosse, mettete i like sul canale, condividetelo. Grazie a tutti, ciao amici, un saluto a New York, a presto.